Allora, intanto è bello fare teatro perché abbiamo la possibilità di stare assieme a un pubblico che comunque si diverte, critica anche naturalmente, però alla fine le serate, 2 o 3 ore, passarle assieme in serenità soprattutto dà una soddisfazione immensa. Per quanto riguarda l'attività, noi sono 30 anni che facciamo. Ci siamo costituiti in associazione e facciamo teatro, ma non solo teatro, abbiamo fatto nel corso degli anni le rassegne delle vignette umoristiche, abbiamo fatto delle pubblicazioni, siamo stati insomma presenti sul territorio come punto di riferimento. E come dicevo sulla pubblicazione che abbiamo fatto per l'occasione, praticamente siamo passati dalla gioventù alla vecchiaia senza accorgercene. E questo è stato bello, ma è soprattutto bello ricordare dopo e vedere anche le foto del passato dove ci rivediamo. E quello che vorrei dire alle nuove generazioni è che questa esperienza che noi abbiamo fatto dovremmo avere la capacità anche di trasmetterla a loro al di là di tutte le cose buone che ci sono oggi, internet, eccetera, eccetera. Però la comunicazione teatrale e lo stare assieme è un qualcosa, è un valore sicuramente diverso e molto più apprezzato dalla nostra generazione. Quindi si parlerà di ancora delle nostre basi, si prevede una 17ª, 18ª edizione del festival, nel frattempo gli amici arrivati vanno in giro per l'Italia, insomma, Sì, sempre in sono movimento. sempre in movimento. Fin tanto che abbiamo la forza, per questo il mio auspicio è che siano sempre più i ragazzi ad avvicinarsi a questo mondo per poter dare qualcosa anche di loro agli altri, poco poco, ognuno mezz'ora al mese, un'ora al mese, 50 minuti alla settimana, serve tutto per stare assieme agli altri e creare quella convivenza civile che forse oggi manca un po'. Sindaco Pupillo, i 30 anni degli Amici della Ribalta, un trentennale che è anche suo perché tra i fondatori degli Amici della Ribalta, ecco, quanto è importante il teatro per questa città? Ma penso che il teatro sia una delle poche manifestazioni che resistono al virtuale. Il teatro è la realtà della nostra società, della nostra vita, dei nostri valori, dei nostri grandi temi esistenziali che riusciamo a vedere dal vivo. Come diceva Proietti, nel teatro tutto è finto, niente è falso e quindi fare teatro significa costruire un percorso anche per i nostri giovani e qui il Comune di Lanciano lo sta facendo attraverso una stagione per il teatro ragazzi, con il teatro amatoriale che gli Amici della Ribalta presentano ormai da 17 anni, con una stagione di prosa molto bella che sta ottenendo un sold out per tutte le serate. Quindi significa che il teatro è un luogo d'incontro. Qui vediamo oggi nel foyer questa bella partecipazione dove le persone veramente vedono dal vivo qual è la nostra realtà, la nostra società. E quindi noi investiamo su queste manifestazioni perché pensiamo che il Teatro Fenaroli sia un giacimento culturale importante per la nostra città.